Valdichiana, buonasera e bentornati anzi, benvenuti alla terza edizione di Giardino Valdichiana, in diretta qua dal Golf Club Valdichiana, appunto. Saremo in diretta tutti i venerdì, da oggi fino a più o meno fine luglio, e poi vediamo se prolungare tutto agosto. Insomma, voi seguiteci e poi scoprirete quello che vi abbiamo in serbo. Qua con me c'è subito il primo ospite. Quest'anno partiamo proprio a bomba con gli ospiti, e qui con me è venuto a trovarci in questa fantastica location Riccardo Lorenzetti, scrittore e grande conoscitore di sport sia locale che nazionale. Perché abbiamo voluto lui? Perché quest'anno, come la location ci offre, parleremo un po' più di sport, visto che comunque il nostro territorio è veramente nell'ultimo periodo sta dando grandi soddisfazioni dal punto di vista sportivo, e quindi andiamo a capire un po' che cosa sta succedendo nel nostro territorio con Riccardo Lorenzetti. Quindi, Riccardo, abbiamo tanti esempi da portare, Sinalunghese, Foiano, ma anche andare più sullo specifico, più sui personaggi, Alessandro Pinzuti, il grande nuotatore, Diana Bacosi, Chiara Bazzoni. Insomma, le sto dicendo un po', ma sono tantissimi gli sportivi che stanno dando soddisfazione al nostro territorio. Direi di sì, intanto buona serata a tutti naturalmente, per me è un piacere tra l'altro inaugurare questo bel appuntamento con me, è qualcosa che mi fa infinitamente piacere. Si parla di sport ovviamente, siamo credo nel posto giusto, anche perché noi, voglio dire, a livello di sport estivi siamo un pochettino carenti, perché noi individuiamo molto quella che è l'attività agonistica con l'inverno, quindi palazzetti, campo sportivi eccetera. Invece questo ci sta a testimoniare appunto il Golf Club Valdichiana di come invece lo sport vada fruito anche e soprattutto nella bella stagione, anche e soprattutto in questi spazi così belli. Beh, insomma, diciamo che nella nostra Valdichiana questo è stato dal punto di vista dell'agonistico un'ottima stagione, un'eccellente stagione. Se mi consenti Valentina, vorrei porre un attimino l'accento sul fatto che abbiamo avuto molte presenze sugli spalti, soprattutto per quanto riguarda in questo caso il calcio, il football che fa la parte da leone, si parla ovviamente di calcio dilettanti, però noi stiamo vedendo come queste realtà che comunque sono importanti perché sono club storici come la Sinalunghese, il Foiano, il Bettolle, il Torrita, il Chianciano, il Pienza eccetera, riescono ad invertire la tendenza che c'è stato per tanto tempo, ovvero la gente non andava quasi più a vedere le partite. Adesso stanno recuperando soprattutto le fette di, chiamiamole, di mercato più giovani. Questo mi fa molto molto piacere, che abbiamo assistito soprattutto negli ultimi mesi, quando le partite sono diventate molto importanti, a dei ritorni dal punto di vista proprio sugli spalti di tanta gente. Abbiamo avuto incassi impensabili fino a qualche anno fa. E questo devo dire, secondo me, è molto importante, soprattutto anche per il lavoro che facciamo noi. Mi ci metto nel mezzo. Naturalmente la Valdichiana, ma anche Teleidea, tutte le emittenti, perché fino a quando, anche approfittando dei social, non riusciamo a intervenire, a coinvolgere la gente per quelle che sono delle realtà anche piccole, ma che comunque producono spettacoli sportivi di assoluto livello, noi riusciamo comunque a far vivere questa cosa. E quest'anno, secondo me, è andata molto bene sotto questo punto di vista. Adesso chiaramente comincia la grande stagione dei calcetti, insomma, te vedi che in tutti i posti della nostra zona, che c'è uno spiazzo, che c'è una festa, insomma, che poi sono tutte cose ovviamente per quello che è una specie di autofinanziamento delle varie cose. Però vedi che dappertutto si organizzano tornei che sono anche questi molto molto frequentati. Oh, Riccardo, tu mi hai dato lo spunto per parlare dello sport anche sotto un altro punto di vista. Allora, abbiamo detto che indipendentemente dai successi tecnici, anche qui hanno privilegiato i valori del calcio e dello sport che portano in sé. Ma tu mi hai dato un altro concetto, quello di raccontare lo sport. Allora, noi con la Valdichiana non ci occupiamo di commenti tecnici a vari tipi di sport. Noi preferiamo raccontare le storie. Allora, io recentemente, in questi giorni, ho fatto un articolo storico sulla Sinalunghese. La prima cosa che mi hanno chiesto tutti è: non vogliamo il solito articolo, vogliamo che sia fatto un articolo di sentimento. Certo.
Tu sei possiamo dire, hai scritto libri proprio su questo tema. C'è un modo specifico per raccontare lo sport? Oppure si può raccontare sotto diversi punti di vista, ma allo stesso tempo tenendo ben presente le emozioni? Ma guarda, qua mi prendi praticamente dove è il vulnus della situazione, perché quello che ti hanno detto gli amici di Sinalunga corrisponde ad una sensibilità, ad un qualcosa che oggi comunque sia si cerca di recuperare proprio in quel senso. Cioè, non è casuale il grande successo che ha avuto per esempio Federico Buffa con Sky, Giorgio Porrà, tutti questi che si chiamano football storytelling, che in realtà prendono a pretesto lo sport, il calcio in particolare, più calcio poi per raccontare delle cose che hanno a che fare con la storia, con la geografia, con la filosofia, con il pensiero e tutto quanto. Loro, giustamente, nella loro, tra virgolette, ingenuità, insomma, vengono incontro ad una sensibilità che adesso è presente e che secondo me è l'unica chiave che può far risaltare l'interesse che c'è intorno allo sport, perché vedi, Vale, quando te hai a che fare con un ordine di arrivo, è un esempio che porto molto spesso. L'ordine di arrivo è qualcosa che alla fine è fruibile per il tifoso, ovvero per quello 0,% che ha a che fare con quell'argomento. Però poi dietro a un ordine di arrivo, una classifica o quant'altro, un tabellino, eccetera, ci sono delle storie che poi alla fine è il bello dello sport, è il bello dell'evento sportivo, dove ti puoi discutere del personaggio, dell'impresa, dell'evento e di tutto il resto. La faccio molto breve. La famosa Cuneo Pinerolo del 1949 è riconosciuta da tutti come, porto un esempio, la tappa ciclistica più bella della storia della bicicletta, da quando hanno cominciato ad andare in bicicletta, quindi fine 800, fino alle 6:10 di questa sera, che siamo praticamente nel 2018. Se te prendi questa tappa, te vedi che dal primo all'ultimo c'è un ordine di arrivo che recita primo Coppi, secondo Bartali, terzo, fino all'ultimo arrivato. Detto così non dà emozioni. No. Però se io ti racconto la Cuneo Pinerolo del 49, tutto quello che c'è dietro, Coppi che scala i famosi 5 colli in solitudine, Bartali che rompe la bicicletta, non riesce a recuperare, però mantiene lo svantaggio. Alfredo Martini, che primo degli umani riesce ad arrivare terzo, pur se a 25 minuti di distacco. La radio che dopo Coppi e Bartali non vede più arrivare nessuno e trasmette un ballabile per tutte le età. Tutte queste storie messe insieme, compreso i grandi personaggi del ciclismo mondiale, eccetera, fanno sì che di tutto questo ne viene fatto un racconto che finisce per avvincere più di quello che vince, che perde, eccetera. Questo è quello che si chiede oggi, non solo al grande ciclismo, al grande calcio, al grande pugilato, eccetera, ma anche alla piccola epica di provincia che possono produrre squadre piccole come le nostre. Perché dietro uno sport c'è sempre una piccola epica e quando uno riesce a saperla raccontare, conquista, guadagna il cuore della gente. E tu si può dire che hai conquistato il cuore della gente con due tuoi libri, La libertà è un colpo di tacco e L'amore ai tempi di Mourinho, Che parlano esattamente di che questo. parla esattamente di questo. La libertà è un colpo di tacco, parla di una squadra un po' sgarenata, possiamo dire così, che però alla fine riesce a vincere un campionato. Allora, oltre a raccontarci qualcosina di questa trama, se tu dovessi associare una squadra locale alla protagonista del tuo Ai libro, Corinthians di San quale Paolo. sarebbe? Quale sarebbe Allora, e perché? partiamo dal presupposto che il Corinthians di San Paolo, che vince il campionato statale dell'82 in Brasile, è una squadra con 40 milioni di tifosi, perché in Brasile le cose si fanno Sempre. serie, anche per quel che riguarda i numeri. Per cui, insomma, ecco, questo diventa molto difficile trovare quello che è un corrispettivo, però è molto bello, molto bella la storia che si porta dietro questa squadra, che al di là di tutto va nella direzione, ovvero dove ti vuoi portare giustamente, insomma, il tuo editoriale. Quando lo sport parla al cuore, oltre che al fatto del tifoso o al risultato da produrre. Perché la squadra della quale parlo io, che è il Corinthians di San Paolo, capitanata da Socrates, il famoso giocatore, è una squadra che comunque racconta una storia molto importante, che entra con lo sport, ma c'entra di riflesso e c'entra in una maniera molto bella. Perché loro negli anni della dittatura militare del Brasile, pensa,
loro riescono all'interno dello spogliatoio a veicolare la parola democrazia, che in Brasile non conoscono da tanti anni. E c'è chi dice che anche grazie, diciamo, all'opera, diciamo, di proselitismo di questa squadra, che era composta da grandi campioni, perché Socrates era il capitano del Brasile, ma ce n'erano altri che erano bravi quanto lui, erano molto conosciuti. Grazie appunto al veicolare il messaggio di questi che erano grandi assi del football, riescono a fare breccia nel cuore della gente, proprio con un messaggio di democrazia, di politica in quel caso, che per la prima volta si fa largo all'interno del mondo dello sport e che riesce ad essere efficace proprio perché viene propagandato da questa squadra. E proprio in ragione di questo si sviluppa una storia molto bella che ha molto a che fare con il calcio, perché ovviamente questi giocano, vincono, eccetera, ma se vogliamo ha anche poco a che fare con il calcio, c'entra di riflesso, c'entra invece un periodo storico, un momento particolare, personaggi che hanno sicuramente un tanto altro appeal oltre che sui campi di calcio, che come vedi poi con lo sport c'entrano, ma fino a un certo punto. Ed è ovvio che il Corinthians di San Paolo è una cosa talmente particolare, talmente un unicum nel mondo un po' in generale, che non può avere, diciamo, dei proseliti, gente che comunque ha vissuto la stessa cosa. Però si può parlare di quello che una squadra di calcio propone anche e soprattutto a livello emotivo, ovvero quando uno riesce a darti un'emozione anche al di là del campo di gioco. E qui dobbiamo dire che ci sono tante squadre anche nella nostra zona che riescono a farlo, perché ci sono tante squadre con giocatori che fanno dei sacrifici, non prendono niente di soldi, eccetera, ma che comunque riescono a trasmettere un'emozione a chi li va a vedere. E questi sono dei tanti piccoli Corinthians che parlano al cuore della gente, così come nell'82 fecero quelli del Brasile. Emozioni che quest'anno purtroppo noi con i mondiali non potremo godere. Sono partiti ieri. Indubbiamente gli estremi, i successi di questi giorni ci fanno un po' riprendere un po' fiducia in quello che è lo sport, il calcio e tutto il resto, però quest'anno ci manca la partecipazione ai mondiali. Per chi si tifa? Per nessuno, Valentina, io sono assolutamente contrario, perché anche io partecipo a questi blog, io tifoso della Sampdoria, oggi mi sono divertito con i miei amici a dire facciamo il tifo per la Polonia, perché nella Samp ci sono due o tre giocatori polacchi, eccetera. Questo è un surrogato, però questo va alla base di quello che è il problema. Cioè, te guarda come è più povera un'estate quando si parla di estate vissuta, anche per chi magari non è un grande appassionato di calcio, perché è innegabile che tutti quelli che comunque camminano su questa terra, l'estate, quando ogni 4 anni c'è il mondiale, questo mondiale investe la nazionale italiana, vedi come per tutti le giornate sono diverse, vedi come per tutti il tempo passa in una maniera diversa. Noi siamo qua in questo bellissimo ambiente a parlare io e te, ma te pensa se a quest'ora ci fosse stata la partita della nazionale italiana. Noi non saremmo andati in diretta. Magari forse ci saremmo andati domani, però anche te, magari che non sei un'appassionata come tanti altri, eccetera, che non siete proprio al dentro. Vedi però, insomma, il massischermo in piazza, la grigliata con gli amici, la pericena, l'appetare, tutte queste parole particolari, che comunque non hanno altro effetto che lo stare insieme, ovvero togliere la gente da casa. D'estate è sicuramente molto più facile, però ci vuole un piccolo pretesto per far sì che la gente possa stare insieme, possa raccontarsi le cose, anche con il pretesto di una partita. E il mondiale, l'europeo un po' meno, perché sì, l'europeo ha un appeal bello, per carità, però non c'è quella, però non è il mondiale, chiaramente. E te vedi come il mondiale riesce a togliere la gente di casa, a portarla nelle piazze, nei bar, ripeto, anche nelle case, ma a vivere un'emozione tutti insieme. Non è tanto il fatto il vincere o il perdere, perché poi alla fine l'Italia di mondiali l'ha vinto uno negli ultimi, sì, 30 anni. Io mi ricordo quello che si vinse nell'82, ma stiamo andando già 36 anni fa, mi sembra una cifra lontanissima. Quindi non è soltanto il fatto del vincere o del perdere, anche se poi vincere fa tanto piacere, però quando c'è l'Italia ai mondiali ti rendi conto di come l'estate, il mese di giugno e un pochettino di luglio prende una piega diversa, anche per quelli che il calcio non lo seguono. Per cui tutti quelli che in novembre, quando siamo andati fuori con la fatal partita con la Svezia, dicevano ah, meno male, così quest'estate, ma niente.
te vedrai che questo alla fine dispiace un po' a tutti, dispiace a tutti quelli che non sono tifosi, ma dispiace anche ai piccoli esercenti dei piccoli delle piccole attività di provincia, che magari mettendo la televisione in piazza quella sera e facendo così le patatine, il popcorn, la birra eccetera, avrebbero tirato su quelle 50 euro che avrebbero fatto comodo anche alla sua attività. Oggi bisogna ragionare anche in questo senso. È chiaro che per me appassionato sanguina il cuore il fatto che l'Italia non faccia parte del mondiale, che personalmente non l'avevo nemmeno mai visto, ma proprio da un punto di vista sociale una cosa come questa è importante perché permette di ritrovarci tutti insieme. Aggregazione, e qui viene fuori un'altra parola fondamentale per questo splendido mondo, insomma. Allora Riccardo, io ti ringrazio, i nostri autori ci stanno facendo gesti di stringere, no, per la prima volta no. Allora ti ringraziamo perché sei stato il nostro primo ospite che hai inaugurato questa nuova edizione di Giardino Val di Chiana. Noi torniamo tra pochissimo con altri ospiti, state lì e continuate a seguire Giardino Val di Chiana. In diretta ancora qua dal Golf Club Val di Chiana per sentire la storia della nostra seconda ospite. Lei è Elena Conti, è un'artista senese, quindi è venuta da Siena qua in questa bellissima struttura a godere anche un po' di pace e di relax, possiamo dire così. E lei ci racconterà di queste bellissime opere che una è qua alle nostre spalle, ma all'interno della struttura del Golf Club possiamo vedere una sua bellissima esposizione, una bellissima esposizione caratterizzata dal colore turchese. Turchese perché Elena? Turchese e poi soprattutto raccontaci un po' da quando hai iniziato a questa tua attività di artista. Dunque, ti rispondo subito al turchese perché è una sorta di ossessione per me. Io mi vesto sempre di nero, quasi da sempre, però se c'è del turchese in giro è subito mio, come puoi vedere, corallo. Turchese è mare, richiama al mare. Credo che ci sia un'origine proprio quasi ancestrale perché io ho insegnato nuoto tanti anni da ragazzina. Ho fatto nuoto e ho insegnato nuoto, quindi vivevo in piscina dai 12 ai 20 anni, trascorrevo le mie estate e le mie giornate anche d'inverno in piscina. Quindi questo colore dominante della piscina secondo me mi ha segnato, perché veramente per me tutte le sfumature dell'azzurro così mi rilassano, mi fanno star bene. Però ho scoperto che non è una sensazione solo che vivo io, perché chi vede i miei quadri spesso e volentieri mi dice che sono rilassanti, che trasmettono serenità. E nella cromoterapia l'utilizzo delle sfumature del blu porta proprio a questo, alla sensazione di rilassare. Devo dire, il primissimo quadro che ho venduto l'ho venduto a una terapista dell'Alzheimer, che lo ha preso per il suo studio, e per poter appunto avere un ambiente che fosse rilassante per i propri pazienti. Quindi questo è relativamente al turchese. L'essere qui in Val di Chiana è sicuramente per un'intuizione di Andrea Guerrini, che è un appassionato di mare come me, perché anche lui ha un passato insomma sulle barche, quindi il mare per lui è fondamentale. Quando vide i miei quadri gli piacquero moltissimo e mi disse: ma perché non metterli anche all'interno di una clubhouse così? Quindi è stato un iniziare col portarli la prima volta, e poi questa cosa ha avuto delle evoluzioni, perché dalla prima volta che ho fatto l'esposizione poi ho dipinto dei premi per una gara particolare che lui fa tutti gli anni, fino ad arrivare anche a dipingere il golf, cosa che non avrei mai creduto di fare. Ma anche con lui abbiamo dipinto delle scarpe da golf, delle buche in primissimo piano, per cui è stato anche un aprirmi a delle realtà diverse che non avrei pensato, e di questo gli sono molto grata, perché è stato molto incoraggiante, è sempre molto interessato alle cose che faccio, quindi per me venire qui è una bella opportunità, della quale ringrazio molto Andrea Guerrini. Allora, tu nasci giornalista, quindi siamo colleghe. Mi fa sempre un certo effetto a me intervistare i miei colleghi. Artista dal 2013, perché hai deciso in qualche modo comunque di intraprendere la carriera da artista? Che cos'è che ti ha spinto a fare questa scelta? Senti, io ritengo che questa cosa che dico che mi è successa, perché dal 2013 dipingo, ma in 5 anni mi sono successe davvero cose incredibili, tipo mostra a Dubai, quadri a New York, adesso c'è quadri in California. In 5 anni non avrei mai creduto a questa cosa, e di questo poi ne parliamo, perché secondo me l'arte al tempo dei social ha una piega del tutto diversa.
A me è sempre piaciuto dipingere, disegnare, scarabocchiare fin da bambina e avrei voluto seguire un percorso diverso, avrei voluto fare accademia, architettura, poi insomma a casa dicevano no, resta a Siena, non andare via e quindi ho fatto altre cose. A un certo punto mi ero stufata e ho fatto lingue, poi insomma, sono iscritta all'ordine dei giornalisti e ho fatto la giornalista televisiva su carta stampata, sulla Nazione in cronaca di Siena per diversi magazine. E quella è la mia professione. Poi nel 2013 con la mia famiglia abbiamo fatto un viaggio. Avevamo la figlia più grande che stava a Orlando in California, lavorava al parco Disney e siamo andati a trovarla a Natale. Lei lavorava e quindi noi non potevamo stare tutto il giorno senza fare niente, che lei era lì occupata. E quindi siamo andati a fare un viaggio alle Isole Keys proprio nei giorni che lei non poteva mai stare con noi. Isole Keys per me sono state un impatto incredibile col turchese, perché noi siamo arrivati di notte, abbiamo fatto questo ponte che è lungo 150 miglia che collega tutte queste isole e che è nel turchese assoluto, turchese sopra, sotto, sfumature, strisce di vegetazione e poi solo quel colore. Quando sono tornata e lì ho visto quadri che riproponevano appunto queste sfumature. Quando sono tornata a casa avevo un desiderio, cioè, incredibile di riprovare a riprodurre quelle sfumature. E ho cominciato, è stato un crescendo che mi ha riportato alla mia vecchia passione. Quindi io dico, ora, specie dopo tanti anni che faccio un'altra professione, scoprirne un'altra, perché di fatto, proprio con le Certo. mostre e tutto, scoprire un'altra professione è un'esperienza incredibile, proprio ti dà una sferzata di vitalità Incredibile. unica. L'arte al tempo dei social, come si diceva, tu hai anche lanciato, comunque un po' te lo sei fatto tu, un hashtag, il mio quadro Girellone. Sì. Allora, perché questo hashtag e soprattutto che cosa vuol dire l'arte al tempo dei social? Dunque, io mi occupo molto di social adesso per il mio ruolo di giornalista e tutti i giorni devo fare dei post, insomma, li studio molto, gli orari, gli hashtag che sono più seguiti. Quindi, cominciando a dipingere, ho cercato di evitare tutti quei territori che sono un po' un terreno minato per chi è appassionato d'arte, perché ci sono tante persone che desiderano dipingere e farsi dipingono e che desiderano farsi conoscere e ci sono tanti truffatori in giro, tantissimi, e anche online tante proposte, che tutte a pagamento, ti vogliono fare la valutazione a pagamento, la critica a pagamento, è tutto un sottofondo di trappole per chi vuole un pochino affermarsi. Io mi sono fatta la pagina Facebook Elena Conti Arte e ho cominciato a mettere le cose che via e via facevo. Poi, appunto, tramite questa pagina sono entrata in contatto con un fotografo viareggino, un fotografo famoso che però era un fotografo musicale, che in questi ultimi anni si è appassionato di arte e ha messo su un gruppo tutto al femminile di artiste donne e lui sta realizzando un libro per Mondadori esperienza che lui fa portando questi quadri nelle grandi città e non esponendoli nei musei, ma per la strada, fra la gente, nella metropolitana, sui taxi. E allora c'era questo quadro, io non ero a New York l'anno scorso col mio quadro, ma tutte le mattine aprivo Facebook e vedevo il mio quadro nella metropolitana, sul ponte di Brooklyn, era un'emozione bellissima. Allora ho cominciato il primo giorno a mettere il mio quadro Girellone, il post ha avuto tantissimi like e allora da quel giorno tutte le volte che c'è un quadro fuori metto l'hashtag il mio quadro Girellone. E questa cosa è riproposta adesso, proprio in questi giorni, perché da ieri è cominciata, vengono chiamate invasioni d'arte. Questa invasione è a Casa Mesa in California, vicino a Long Beach, dove sono arrivati i quadri ieri, dove già l'hashtag è il mio quadro Girellone ha cominciato a imperversare. Poi staranno fermi tradizionalmente in una mostra dal 16 al 22 e poi continuano. Questo quadro che è qui dietro, è un altro Appunto, soggetto. rotoballe, abbiamo scelto apposta Rotoballo per questo perché oltre al hashtag. mare, che è la mia ossessione, mi piace molto la campagna, ma non la campagna quella dei cipressi, che in realtà tante persone mi chiederebbero, mi piace meno, mi sforzo molto a farla, però le rotoballe sono un soggetto che mi piace e l'avevo messo al solito sui social e una pagina Instagram che si chiama Rotoballiamo.
ha visto i miei quadri e me li ha tutti rilanciati. Non è il solo, uno che avevo portato a mostra a Dubai e aveva sempre come soggetto le rotoballe. E quindi su questo ora c'è l'hashtag rotoballiamo. Allora, tu hai esposto in varie parti del mondo, qualcuna ce l'hai già detta, tipo Long Beach, ma mi hai detto prima, quando ci mettevamo un po' d'accordo, che hai esposto anche a Dubai, New York. Quale di queste location ti ha affascinato di più e ti ha ispirato di più? Senti, Dubai sicuramente, perché a New York ci è andato da solo il quadro Girellone, a Long Beach attualmente è da solo, visto che sono qui. Dubai invece è stato sempre tramite web, avevano visto dei miei quadri, c'era l'ambasciata italiana negli Emirati e la Camera di Commercio italiana a Dubai, che facevano una selezione di quadri per una mostra e mi contattarono. Io credevo fosse uno scherzo, però dissi che ci rimetto, mando le foto. Certo. Invece poi le hanno selezionate e a quel punto abbiamo deciso di andare, perché c'ero già stata a Dubai, è un mondo che mi affascina molto. E l'anno scorso a maggio, quindi avevo spedito prima i quadri, però siamo andati e devo dire è stata la conferma di una realtà incredibile, perché lì l'architettura, l'arte è tutto talmente estremo, tutto talmente al massimo, che vedere però insomma due tuoi quadri esposti in un posto molto importante come erano, quindi è stato veramente una bella emozione. Poi confrontarsi con un mondo diverso, sì, devo dire, un'emozione unica. E poi anche recentemente, passando tutt'altro ambiente, tutt'altra realtà, a Pasqua ho esposto a Matera. E Matera è un altro posto, un altro magico, bel posto che può ispirare. Molto magico. Può, sì, ispirare. C'è un soggetto che vorresti dipingere ma ancora non hai dipinto, magari perché non trovi l'ispirazione giusta, perché comunque non ti senti pronta, non lo so, c'è un soggetto particolare? Senti, quando ho cominciato volevo fare solo mare e nient'altro, mare, sassi e legni, senza persone. Poi mi fu chiesto di fare una mostra alla Fortezza Medicea di Siena, su due piani, servivano tantissimi quadri. E mi sono lanciata nei ritratti, che altra cosa, infatti lì in quei defliant ci sono, ho fatto tutti i parenti, figli di amici, però li avevo fatti finalizzati a quella mostra. E anche lì mi veniva chiesta la campagna classica, che un po' tutti fanno e che appunto a me non piace fare molto. Una volta una persona che voleva comprare un quadro di mare con tutte queste strisciate azzurre mi disse: ma ci starebbe bene una barca, e io me lo ricordo come se fosse adesso, dissi: io le barche non le farò mai. L'anno dopo ho fatto solo barche. Solo barche. Allora io magari ti posso chiedere, non dirò più niente, Valdichiana, il prossimo anno farai solo Valdichiana, una sfida da lanciare. Una cosa che non mi piace fare, per ora fiori. Prossimo anno farai fiori. Non lo so, è tutto da vedersi. Allora Elena, io ti ringrazio per essere venuta qua a trovarci in questa terza edizione di Giardino Valdichiana, prima puntata, anche tu hai iniziato col botto questa nuova edizione. Grazie a voi, ti ringraziamo, perché è stata veramente una... ti ringraziamo e dopo magari ci vediamo all'aperitivo, certo, qua al Golf Club. Certo, grazie. Grazie. E dopo aver parlato di sport e arte, qua dal Golf Club Valdichiana parliamo di eventi. Questo fine settimana a Bettolle si svolgerà il Palio della Rivalsa. Infatti è venuta una delegazione della Proloco di Bettolle per raccontarci un po' quello che succederà questo fine settimana a Bettolle. Allora, salutiamo il presidente della Proloco, Davide Bianchini. Buonasera. Plurivincitore, pluriveterano del Palio della Rivalsa, nonché grandissimo scalatore che rimarrà sicuramente negli annali del Palio della Rivalsa di Bettolle, Alessandro Albani. Buonasera. E Marta Tiezzi, lei è l'artista del Palio, possiamo definirti così, poi dopo capiremo perché. Buonasera. Allora, Davide, ci siamo anche quest'anno, siamo arrivati alla nuova edizione del Palio della Rivalsa. Andando un po' a ritroso per chi magari non conosce il Palio della Rivalsa, quale fatto storico racconta il Palio?
Bene, allora, il Palio della Rivalsa non è altro che la rievocazione di un evento storico accaduto intorno al 1500. Abbiamo negli anni cercato dei riferimenti storici, ma non sono molte le documentazioni di quel periodo, quindi ci avvaliamo delle poche risorse che abbiamo. E niente, praticamente Ascanio della Cornia, al comando delle truppe di Castiglione del Lago, si dirigeva verso Montalcino. E passando per Bettolli in corso in una delegazione in un presidio senese a difesa del borgo di Bettolli, e quindi essendo le due fazioni nemiche c'è stata una battaglia in cui i senesi hanno avuto la peggio, e quindi Bettolli è stato arso e dato alle fiamme dopo il saccheggio da parte di Ascanio della Cornia. E niente, la rievocazione consiste appunto nel cercare di spegnere questo incendio che simboleggiato dai pali, i cinque pali, che ora adesso è stata tolta la fiamma, ma fino a 3 anni fa erano accesi con una fiamma all'estremità. E la corsa con i barellini, che è la parte prima precedente la scalata, simula l'acqua che viene portata per spengere questo incendio. Ecco, Alessandro, tu sei appunto, come ti ho presentato, hai vinto, si può dire, uno degli scalatori che ha vinto più pali di tutta la storia. Quanti esattamente? Allora, io ne ho scalati 7, e nel primo non c'ero perché ero troppo piccolo, e l'ultimo si vinse con il barellino, quindi ho fatto figura, Hai come fatto ero lì, ho figura. fatto presenza. Allora, la tua presenza però ci aiuta a raccontare la corsa, come avviene. Davide ha già un po' qualcosa anticipato, però Certo. tu magari che hai fatto parte del gruppo atleti, raccontaci un po' come avviene la corsa e anche la preparazione, sia degli atleti, dei barellini, sia degli scalatori. Allora, per quanto riguarda la gara, praticamente ci sono due equipaggi. Il primo, che generalmente è un uomo e una donna, devono compiere un giro di 400 metri, se non sbaglio, e poi devono lasciare il testimone che praticamente in questo barellino portano una brocca che rappresenta la brocca d'acqua. Fanno questo giro, dopodiché si ritornano in piazza dove lasciano la brocca al secondo equipaggio, composta generalmente da due uomini, e fanno due giri, che sono 800 metri. Fatti questi, compiuti tutti i giri, si ripresentano in piazza davanti agli scalatori, lasciando i foulard come testimone agli scalatori, e praticamente a quel punto parte la scalata, e generalmente c'è uno scalatore che pulisce l'unto del grasso che è nel palo, e uno che scala e arriva fino alla vetta per spengere la fiamma. Insomma, simbolicamente al momento c'è un barattolo dove viene chiuso quello. Per quanto riguarda invece la preparazione che sanno gli atleti, chi corre con i barellini generalmente verso marzo più o meno inizia a correre e a provare con il barellino e prendere i tempi. E mentre gli scalatori, io fino a che l'ho fatto praticamente, andavamo davanti al palo e lo untiamo come per il palio, e generalmente ci alleniamo lì, poi un po' la corsa, un po' la tecnica si affina. Ecco, c'è un segreto, ora magari non il tuo, non svelarlo, ma c'è un segreto per riuscire a salire più velocemente nel palo? Secondo me è la voglia, tanta la voglia, la costanza di impegnarsi e di dire che uno vuole salire in cima. Poi c'è chi è portato e che ha più tecnica, chi invece ci deve lavorare, deve trovare quell'appiglio. Ognuno ha il suo, perché ci sono scalatori dal fisico formidabile che magari hanno più fatica di altri che invece sono più mingherlini e magari salgono meglio. Però dipende da individuo a individuo. Allora, un segreto particolare Preciso secondo me non non c'è, c'è. secondo me non ce lo vuole dire. No. Allora Marta, tu sei l'artista del palio, ti ho presentato così perché tu hai dipinto questo bellissimo piatto che abbiamo qua alle nostre spalle, che è la Bella Betulla, il premio della Bella Betulla. Questo premio va al miglior corteo storico. Allora, prima di andarci a spiegare un po', che poi tra l'altro Marta ha anche dipinto alcuni drappi del palio della Rivalsa, prima di andare a spiegarci un po' qual è la tecnica di pittura, spiegaci questo premio, a chi viene consegnato e perché. Il premio, come si può dire, è molto giovane perché è stato istituito da 3 anni, mi sembra, e appunto è stato ripreso un po', è un po' un premio analogo al premio di Siena e a un premio di Torrita, appunto del Palio di Siena e del Palio di Torrita, dove identificano il miglior corteo storico appunto per il portamento, per l'abito più bello e
per, insomma, per la presenza proprio e ricostruire al 100% quello che realmente si sta vedendo in quel momento, quindi abiti antichi che rievocano questa rievocazione storica, appunto, che è del Palio della Rivalsa in questo caso. Il piatto ho deciso di dipingerlo come se fosse un oggetto antico, ecco, uh-huh. proprio perché così almeno, non lo so, dava più l'idea appunto di rispettare questa cosa che c'era dell'antichità riportata ad oggi, ecco, uh-huh. di ricercare un po' il vecchio nel nuovo. E identifica appunto Bettolle, il paese fantastico che io amo, amo il Palio, amo Bettolle, e di conseguenza i personaggi che stanno sfilando per questa giornata, ecco, una giornata importante che la cosa bella è che riunisce tutto il paese, ecco, quindi l'idea era proprio di, anche come premio appunto abbiamo deciso di creare un piatto anziché magari una targa uh-huh. o una scultura, proprio perché così almeno era più accogliente, ecco, come forma, e il ricamo dorato è proprio dato dall'antichità, ecco. Qua. Davide, lei ha detto una giornata importante, domenica è vicina, questa giornata che appunto è importante per tutti i bettolini, ma che unisce anche, si può dire che il paese in questa settimana è più vivo, più aggregato, più pronto a tifare i colori della propria contrada, giusto? Giusto, giusto. Poi tipo la settimana è piena di eventi, ormai siamo, diciamo, allo scadere, no? E già da stasera che c'è la cena propiziatoria che coinvolge tutte le contrade in una cena unica in piazza. Questo è dovuto anche all'affluenza, che non è paragonabile a altre realtà circostanti, che comunque sia riescono a fare scene solo di contadaioli stretti, e riescono ad arrivare a un elevato numero di persone. Noi invece cerchiamo di coinvolgere tutta questa voglia di festeggiare insieme in un'unica cena che comprende tutte le contrade insieme. E questo già è una cosa che ci contraddistingue e che ci unisce parecchio, perché poi dopo alla fine, chiaro che domenica, a partire anche da domani sera dalla provaccia, sapremo tutti contro, no? Però è il bello del Palio, è una cosa, no, che fine. È fondamentale per il Palio, perché senza il pizzico della competizione secondo me non sarebbe avrebbe... di nulla. E poi comunque sia una cosa che è limitata agli immediati della competizione, insomma, già il giorno dopo, la sera stessa, finisce l'agonismo e dopo i vincitori giustamente sbeffeggiano quelli che hanno perso e viceversa, quelli che come hanno tutte perso, le competizioni, no? Si lamentano, si attaccano a qualcosa per giustificare la sconfitta, insomma. Alessandro, al di là che tu hai vinto tante volte il Palio, c'è un Palio che ti ricordi particolarmente, in particolar modo, anche se non l'hai vinto, ma se c'è un Palio a cui sei più legato rispetto ad altri? Allora, è uno che tra l'altro ho vinto. E perché, soprattutto? Mi piacque perché fu il Palio del 2007, quello dove, siccome per 2 anni la manifestazione si è svolta al campo sportivo, me la ricordo anch'io quella manifestazione, ragazzi. Che noi avevamo vinto entrambe, però ci veniva detto che noi si vinceva solo al campo sportivo. Nel 2006 si ritornò in piazza, che vinse la contrada delle Caselle con la corsa, sì. E che nessuno riuscì a salire perché iniziava a essere un po' difficile, fu cambiato uh-huh. il regolamento nei pali. E quindi nel 2007 si era destinati a rifare la stessa fine, perché dopo più o meno 20 minuti ancora non si era saliti, nonostante la mia contrada era arrivata prima con la corsa. Noi praticamente avevamo già vinto, però dopo 3 salti, al terzo salto, insomma, dopo 20 minuti riuscì a concludere e vince con la scalata. E quindi per me quello fu emozionante, perché si tornò a vincere in piazza quando noi venivamo derisi del fatto che non si vinceva in piazza. E per me quello fu bello. Marta, invece te qual è il Palio che ti ricordi? Anche perché te, oltre ad essere l'artista del Palio, sei anche il Palio in senso Palio della Rivalsa. Sì, 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 certo. Sei certo. stata anche molto attiva anche come paggetta, insomma, in vari sì, settori. Sì, sì, sì. Qual è quello che ti ricordi più di tutti? Ma sinceramente l'anno è per me è un problema identificarlo, anche perché ovviamente per me tutti i pali dove ha vinto la ceppa sono di parte, ovviamente, quindi sono tutti fantastici, ogni serata, ogni domenica sera in cui la ceppa tornava vincitrice, tranne che
negli ultimi anni, che magari è stata un po' la tristezza di questo non raggiungere il palo, quindi non raggiungere la fiamma, quindi per poter spengere questo fuoco. E allora lì è stato un po' più deludente, ma se no tutti i pali sono stati emozionanti, ecco, soprattutto quelli dove vinceva la ceppa, ovviamente. Era io ricordarmi di essere andata con suo fratello nell'ape in giro per tutto il paese con le bandiere in mano, sono ricordi emozionanti che mi porterò dietro tutta la vita, ecco. In particolare, un palio in particolare, penso. Non lo so, se dovessi ricordarmi una scena che mi ricorderò per tutta la vita sarà quando ha vinto in realtà il casato. Anche io me lo ricordo, ragazzi, anche io. E quando, perché vedere Nando Bambini, un pilastro del paese comunque, Il drappo poi l'avevi sì, disegnato tu. era l'anno in cui io avevo disegnato il drappo e quella lì è una scena che non mi dimenticherò mai, Eh ecco, sì. per tutta la vita, Infatti, di penso, sì. solito quella scena lì compare nei Sì, social. ogni tanto Ogni tanto appare. compare con i Sì, social. solo perché c'è Nando, appunto, che l'aspirava tanto e ci è riuscito prima magari di una fine di una Eh sì. vita a raggiungere questo traguardo, ecco. Davide, invece il tuo palio che ricordi di più? Bella domanda. Questa è una domanda difficile perché diciamo che per mille vicissitudini, diciamo che io che sono coinvolto nella manifestazione da atleta, da comparsa, da capitano, da sbandieratore, da presidente proloquo, segretario proloquo, da sempre. Cioè, non ricordo quelli, i primi che ho visto in tribuna da solo spettatore perché mi hanno portato talmente tanti ricordi, anche solo gli ultimi 5 che ho vissuto dal primo all'ultimo secondo, anche solo nell'organizzazione, quindi che devo dire? Io mi ricorderò quello del 2014, ma perché diciamo che la settimana è stata lunghissima e poi dopo è stata anche posticipata la gara perché la domenica in cui dovevamo correre il palio pioveva. E poi dopo ci fu, diciamo, fu rocambolesca la gara e io l'ho corsa da infortunato e quindi mi ricordo anche le corse, uscite dal lavoro, fisioterapia, allenarsi, ghiaccio, insomma, non ho vinto io, quell'anno ha vinto la ceppa e noi diciamo che ci dispiace perché comunque sia si pensava di essere favoriti, nonostante tutto l'infortunio si riuscì a fare una dignitosa corsa, però non fu sufficiente. Allora ragazzi, andando in chiusura, pronostici per questa edizione? Facciamo qualche nome. Lo so che voi ora vi dite No, tutti la ceppa, no, no. però vediamo un po'. Devo dire la mia? Sì, poi quando vi finirà il palio, noi riposteremo la diretta con scritto sotto la contrada che ha vinto. Io potrei fare uno quasi a doppio, perché Vai. in caso di scalata io penso vinca il poggio. In caso di corse non ho la più pallida idea perché non so come vadano, chiunque è papabile. Ok, allora Però mettiamo poggio, poggio. poggio. Premessa, io spero che quest'anno la gara si concluda con la scalata di un Eh sì, palio. perché l'anno scorso non ci fu. Quindi chiaramente le forze in campo dicono che scalatori un pochino più forti, anche solo per esperienza, sono Leonardo con l'età del poggio e Fabio Terosi del Montemaggiore, con il primo che ho detto leggermente avvantaggiato, diciamo, anche solo per gli anni, Giovane. no? Anche per Quindi, l'età. e quindi dico Poggio che Montemaggiore. spero che sia una gara nel palo che fondamentalmente si potrebbe disputare fra questi due. E io dico lo stesso perché alla fine è una cosa abbastanza logica, Un obiettiva. plebiscito per il poggio. Sì. Allora, io saluto i nostri amici della Proloco. Buon palio. Voi della Valdichiana rimanete connessi perché domenica poi vi diremo ovviamente chi ha vinto e vedremo tra di loro chi ha vinto nella scommessa. Poi magari gli offriremo una bevuta al prossimo venerdì, insomma. Valdichiana, rimanete lì con noi. Prossima, tra pochissimo, altri ospiti qua al Golf Club Valdichiana.
Val di Chiana, ultima parte della nostra prima puntata della terza edizione di Giardino Val di Chiana, qua in diretta dal Golf Club Val di Chiana. Nel frattempo noi ci stiamo facendo un po' un aperitivo, stiamo già entrando nel fine settimana del Golf Club, e nel frattempo ci è venuto a salutare il padrone di casa, colui che è stato nominato un po' più volte durante la nostra diretta, Andrea Guerrini. Grazie di ospitarci. Buonasera, grazie a voi di essere presenti qui da noi. Grazie. E Leandro Marzuoli della Delta Group, giusto? Che in collaborazione con Andrea e il Golf Club organizza tutti i venerdì sera qua in questa bellissima location un aperitivo. Poi dopo andremo a capire un po' di più. E poi saluto anche Riccardo, perché lui sarà il mio maestro di golf. La prima lezione andava fatta oggi. Io gli ho detto no, prima devo prendere confidenza con il green. Quindi lui ci spiegherà cosa mi insegnerà e poi andremo anche a capire qualche piccolo trucco di questo meraviglioso sport. Allora Andrea, questa struttura che si è rivoluzionata, eventi, ma anche un modo per far conoscere ancora di più questo bellissimo sport che è il golf. Sì, una struttura veramente rinata negli ultimi 4 anni, era una struttura un po' fatiscente, un po' poco conosciuta, adesso è diventata uno dei campi a 9 buche più conosciuti sicuramente in Toscana, ma anche a livello nazionale, grazie a un lavoro che insieme al mio staff sto cercando di fare e anche grazie al nostro maestro che è arrivato dal Brasile per venire giusto a insegnare qui da noi. Quindi ci ha conosciuto dal Brasile e quindi vuol dire che la nostra voce arrivava fino a là ed è arrivato qua proprio perché per aiutarmi a portare il nome di questo golf in giro. E io ho notato che è una struttura un po' poco conosciuta qui a livello locale. Lo vedo parlando con le persone, parlando con i nostri fornitori, con le persone che vengono a prestare lavori di ogni genere qui. Mi rendo conto che questo posto è poco conosciuto, quindi la Val di Chiana. Da qui nasce il sodalizio con voi, con Giardino Val di Chiana, proprio per far sì che le persone del posto si rendano conto che c'è questo gioiello immerso nella Val di Chiana e che è frequentabile da tutti e che tutti possono venire qui semplicemente iniziando dal venerdì sera a prendersi un aperitivo per poi vedere tutto quello che c'è dietro al mondo del golf, che non è solo golf. Anche perché il golf è uno sport adatto veramente a tutti. Assolutamente sì, è adatto a tutti e a tutte le età. Ho una bambina di 7 anni che già da 2 anni gioca a golf. quindi ha iniziato prestissimo e abbiamo qui giocatori che ultra ottantenni che comunque vengono a giocare a golf. Nel mezzo c'è di tutto. Non si pensi che il golf è uno sport da vecchi, perché abbiamo un sacco di ragazzi giovani che vengono a giocare a golf. È uno sport veramente, veramente adatto a tutti. Veramente, veramente adatto a tutti. Leandro, hai mai giocato a golf? Diciamo che io anni fa mi sono un po' approcciato a questo sport, poi negli anni ho perso un po' il contatto, però già quando sono stato contattato per questa serata e quindi questa serie poi di eventi ero più che felice di partecipare per un po' riimmergermi in un mondo che avevo perso e che ma aveva un po' appassionato quella che era la mia gioventù, e quindi unire anche il fatto di fare il DJ a questo mondo mi ha fatto molto felice. E inoltre è un ambiente particolare e bellissimo, direi, perché comunque siamo in un posto che dà proprio serenità rilassante, e quindi venire a mettere i dischi tra virgolette in un posto così non capita tutti i giorni, e quindi è una fortuna e soprattutto è veramente da ringraziare per l'occasione il Golf Club Val di Chiana, e spero che quindi in questi venerdì poi possiate far conoscere questo splendido posto a più persone possibile, come avete fatto appunto con me e con altri.
Ecco, a te è affidato il compito di animare questi aperitivi che, come ha spiegato Andrea, andranno avanti per tutta l'estate. Con la tua Delta Group, giusto? Parlaci un po' di questa realtà, da quanto tempo è nata e appunto venite ad ascoltarla tutti i venerdì qua al Golf Club. Intanto vorrei fare una precisazione, perché come avevamo concordato con Andrea, poi non so, vedremo in itinere, probabilmente anche alcune serate saranno dedicate a gruppi live, quindi non giusto. Sempre non vedrete sempre le nostre facce. Però il Delta Group è un gruppo di ragazzi che è nato 5 anni fa, anche un po' per scherzo, un po' per gioco, poiché eravamo a un compleanno appunto di uno di noi e non avevamo il DJ, avevamo attrezzature, magari casse, computer, le solite cose, ma non avevamo il DJ, e quindi abbiamo deciso di mettersi in gioco e tentare un po' questo mondo, e successivamente poi abbiamo visto che comunque poteva essere interessante, poteva dare molte soddisfazioni, e quindi ci siamo anche rinnovati con nuove entrate nel gruppo, e perciò ad oggi siamo in gran parte delle serate, diciamo, nella provincia di Siena, ma andiamo anche verso Arezzo, l'Umbria, e quindi abbiamo spaziato in molti generi di serate e anche molte località diverse, però in Golf Club non c'era mai capitato. Golf Club appunto è un'opportunità per vedere. Ma mai avrebbero pensato di mettere i dischi sul green. mai, questa è anche una bellissima, un'altra bella opportunità. E appunto perché il Golf Club è adatto, non è solo golf come tu hai detto, ma è anche relax, musica, lounge e divertimento. Ma sì, questo è proprio l'obiettivo di questa serata che abbiamo chiamato Green Friday, proprio per richiamare il green, ma per richiamare proprio il venerdì, l'inizio del fine settimana. Iniziamo nel relax, finiamo di lavorare e andiamoci al golf a bere un bicchiere di spritz, una birra o quant'altro prima di andare al mare, prima delle serate, prima del weekend, proprio per far sì che si possa andare in un posto veramente a 2 passi da casa e che per qualcuno sembra proibitivo, ma invece no, eccoci qua, siamo qui, vi aspettiamo, venite a trovarci, perché il Golf Val di Chiana è veramente alla portata di tutti. Venite a trovarci, perché poi troverete lui, il maestro di golf. Allora, tu mi insegnerai, ci insegneremo, insomma, vedremo cosa verrà fuori. Il golf è uno sport adatto a tutti. Sì. La prima regola, la primissima, sveliamo qualcosa che poi dopo nelle nostre lezioni verrà fuori tutto. La prima regola per giocare a golf qual è? Allora, come ti dicevo prima, avere pazienza, pazienza. No, a parte gli scherzi, sai, comunque è uno sport bellissimo, cioè, io lo gioco da quando avevo 3 anni, e è veramente appassionante. Poi i campi sono in dei posti veramente meravigliosi, e ci sono campi in tutto il mondo, quindi di solito nei posti più belli al mondo, quindi... Tu sei brasiliano. Sì, sono brasiliano. Come ti sei avvicinato a questo sport? Com'è diverso il golf fatto magari, non so, in Brasile piuttosto che in Val di Chiana? No, comunque in Brasile, cioè il golf è più o meno come qua in Italia. Ci sono meno giocatori, comunque è un paese enorme, ma comunque ci sono una media di 20-25 mila giocatori. Io mi sono avvicinato perché tutta la mia famiglia gioca a golf, quindi il mio nonno giocava a golf, mia nonna giocava a golf, mio zio, mio babbo, mia sorella, mia cugina, cioè tutta la famiglia, quindi domenica sera si parlava di golf a casa mia. Quindi, qui quindi si parla di calcio, ma voi parlate di golf. Quindi a casa mia si parlava di golf, quindi così. E quindi abbiamo detto uno sport adatto a tutti, e tu sì, sei sì. La dimostrazione. Sì, 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 certo. E che cosa mi insegnerai? Allora, la prima lezione io ti insegnerò un po' a fare il movimento, a come impugnare il bastone, poi a prendere la palla, cioè cosa numero uno è prendere la palla, capito? Ce la farò, ragazzi, ce la farò. No, ma comunque la prima lezione di solito è l'impostazione, poi come mettere il corpo, le mani sul bastone, come fare il movimento, eccetera. Quindi abbastanza basilare. Basilare, all'inizio, me sì. La caverò, ci riuscirò, riuscirò a essere, arrivare alla fine della lezione viva. Quindi noi dobbiamo invitare tutti il venerdì. Noi dobbiamo invitare tutti il venerdì per il Green Friday. Dalle 19 in poi siamo in compagnia di Giardino Val di Chiana per un aperitivo
rilassante, aperto a tutti, nei giardini del nostro golf. Poi quando siete qui dentro, se volete provare, volete provare a fare un tiro, volete far due risate con Valentina che impara a giocare a golf, e quelle se ne faranno, naturalmente siete i benvenuti. Io volevo fare una piccola annotazione sul fatto che il golf è un gioco per tutti, ma si può giocare anche tutti insieme. Oh, ecco. Cioè io oggi pomeriggio ho giocato con il maestro, sì. Va bene? Siamo andati in campo e abbiamo fatto una sfida e dici, perdi per forza. No, non è così. Perché c'è un sistema che è l'unico sport al mondo che ha questo sistema, che è il sistema dell'handicap. Quindi io ho un vantaggio di gioco su di lui, che è un professionista e non ha vantaggio di gioco, quindi io posso andare allo stesso livello a giocare in campo con lui. Oggi pomeriggio sono andato e ho quasi vinto. Quasi. A me c'è stato un mio collega che mi ha sfidato e mi ha detto: se arrivi in fondo con handicap zero ti regalo una cassa di vino. Ora capiamo chi è questo collega, ma io gli ho detto, ho alzato le mani e ho detto: che cos'è un handicap? Diciamo che nell'arco del tempo del Giardino Val di Chiano 2018 lui ha vinto la scommessa. Ho una cassa di vino gratis. Però dai, in qualche tempo magari ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. No, però ci tengo molto a dire questa cosa. È l'unico sport veramente che si può giocare con chiunque. Se uno che gioca a tennis bene vuol giocare con un amico che non sa giocare, non si divertirà né lui né l'amico. Certo. Perché uno che gioca bene a tennis non si diverte giocando con uno che non gioca bene a tennis, e quello che non gioca bene non si diverte perché l'altro gioca troppo bene. Questo è l'unica cosa che nel golf non esiste. Io posso giocare a golf con Riccardo, che è un professionista, e divertirmi e passare un bel pomeriggio insieme, e anche lui si diverte. Allora, grazie Andrea per l'ospitalità, noi ci ritroveremo venerdì prossimo alla solita ora, grazie Leandro, mi raccomando venite ad ascoltarlo tutti i venerdì, e grazie Riccardo soprattutto per la pazienza che avrai durante le lezioni. Giardino Val di Chiana finisce qua, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, a venerdì prossimo, e ovviamente rimanete connessi alla Val di Chiana per trovare e scoprire tutte le nostre notizie. Ciao e grazie di essere stati con noi. Ciao.